Sono Alfredo Ratti, a Orticolario, in Villa Erba, grazie a Color Your Life. Cari amici, siamo nel parco di Villa Erba Cernobbio, sede di Orticolario, e grazie, diciamo, al contributo e gli stimoli di Color Your Life vi presento la pianta scelta per questo periodo di agosto. È una pianta succulenta, quindi con delle foglie piuttosto carnose, ricche di umidità. Si chiama Sedum spectabile, è una, diciamo, una erbacea perenne che ripropone quindi la sua fioritura tutti gli anni nello stesso periodo. È proponibile anche in vaso, in quanto questa riserva d'acqua, anche nel periodo caldo come quello che stiamo attraversando, riesce facilmente a sopportare diciamo questi climi. È una pianta che, pur amando l'umidità e essendo ricca di umidità, ha necessità però di essere bagnata frequentemente, ma di essere soprattutto in terreni piuttosto drenati, in modo da non creare eccessi di umidità, in quanto le radici, come molte specie di piante erbacee perenni, non sopportano assolutamente un eccesso di umidità nel terreno. Producono delle ombelle fiorifere che vanno dalle tonalità del bianco verdastro, un po' giallognolo, fino alle tonalità dei rosa e dei rosa intensi, rosa salmone. La fioritura è molto prolungata, la pianta è anche molto bella all'inizio della fioritura e viene spesso usata a ogni stadio della fioritura da designer che usano le parti floreali delle piante per le loro composizioni artistiche. E in particolare agosto fino a settembre, un periodo particolarmente caldo, e quindi la maggior parte dei fiori che competono un po' negli spazi con il sedum hanno una durata di fioritura breve. Il sedum invece, tra l'inizio della fioritura e il compimento proprio della fase fiorifera vegetativa, ha un lungo periodo, anche più di un mese a secondo della esposizione che gli viene assegnata. Preferisce comunque esposizioni soleggiate e va protetta contro le malattie funginee attraverso un fungicida sistemico applicato in primavera, e anche magari nello stesso periodo, per prevenire delle malformazioni che possono essere provocate da una persistenza o insistenza di parassiti animali come appunto gli afidi e similari, attraverso appunto delle disinfezioni preventive che consentono alla pianta poi di avere un suo sviluppo tradizionale e molto funzionale. È fondamentale che negli apporti di concime di nutrizione che voi andrete a supportare la pianta siano soprattutto presenti fosforo e potassio, e comunque anche sempre una parte minima di azoto. Generalmente questi tre elementi vengono indicati con dei numeri che corrispondono il primo a azoto, il secondo a fosforo e il terzo al potassio. Quindi se voi trovate un 7, 10, 12, sapete che 7 è l'azoto, 10 è il fosforo e 12 il potassio. Sono facilmente svernabili perché resistono a temperature molto basse e si inseriscono in quella gamma di cui abbiamo trattato precedentemente attraverso i phlox, attraverso l'euchera, tra le erbacee perenni, per comporre
quelli che vengono dagli inglesi definiti mixed borders, che contengono appunto a diversi periodi di fioritura numerose piante erbacee perenni, in modo da garantire che questa fioritura sia continua e prolungata il più possibile. Da Alfredo Ratti è tutto, da Villa Erba Cernobbio, che vi ricorda sempre il proprio appuntamento da Color Your Life per le vostre esigenze vegetali a fine settembre e inizio ottobre. A tutti buone vacanze e arrivederci al prossimo mese. Color Your Life.